Ok, continuiamo nel nostro studio delle applicazioni e conseguenze dell'induzione elettromagnetica della legge di Faraday-Neumann-Lenz e oggi vediamo quello che ci rimane da vedere sono almeno due concetti importanti, l'induttanza e i trasformatori. Allora, vediamo, ecco. Ricordo brevemente la legge principale di cui stiamo parlando, che è quella di Faraday-Neumann-Lenz, che è relativa agli effetti della variazione nel tempo del flusso di un campo magnetico attraverso un percorso chiuso. Questo processo, cioè il fatto che il flusso del campo magnetico attraverso una superficie cambi nel tempo, produce lungo tale percorso, il percorso che è il bordo della superficie A, produce una forza elettromotrice indotta, cioè proprio una differenza di potenziale, come se ci fosse una batteria. E ricordo ancora una volta che il segno meno sta a indicare il fenomeno di feedback, cioè il campo magnetico, il campo, la variazione, scusate, di flusso del campo magnetico ha un effetto tale che produce una differenza di potenziale e quindi una corrente tale da bilanciare il flusso stesso. Se il flusso aumenta, il campo magnetico indotto sarà opposto a quello presente, se il flusso diminuisce, la forza elettromotrice indotta produce una corrente che ha un campo magnetico che bilancia la variazione che lo ha prodotto. Quello per una spira. Se gli avvolgimenti sono tanti, la stessa grandezza viene moltiplicata per il numero di spire. Okay? E qui c'è il concetto di flusso ancora una volta ripetuto. Per arrivare al concetto di induttanza, torniamo in realtà al punto di partenza, all'esperimento di Faraday. Immaginiamo di avere due circuiti vicini, okay, in modo tale che uno influenzi l'altro. Abbiamo visto che proprio da qui è partito il concetto di induzione elettromagnetica. Se la corrente cambia in un circuito, l'altro circuito, il circuito che subisce l'induzione, avverte, misura, è affetto, non so come altro dire, da una variazione del campo magnetico nella sua regione di spazio, questa variazione del campo magnetico produce una variazione di flusso e quindi, per effetto della legge di Faraday-Neumann-Lenz, una corrente è indotta. D'accordo? Qui la variazione di flusso è legata essenzialmente alla variazione del campo magnetico. Perché? Perché la geometria dei due sistemi si immagina fissa, cioè la forma del circuito primario, che è questo qui a sinistra, quello dove la corrente cambia, vedete qui, è collegato a un alternatore. Se qui ci fosse una batteria con differenza di potenziale costante, qui la corrente sarebbe costante e non ci sarebbe induzione, perché se la corrente non cambia, il campo magnetico prodotto dal circuito primario non cambia nel tempo, la famosa derivata del flusso è nulla e quindi la corrente elettromotrice indotta non c'è. E quindi, ripeto, la forma dei due circuiti è fissa, non cambia nel tempo, sono fermi l'uno rispetto all'altro. Nel caso che cambi solo la corrente elettrica, e quindi per esempio il caso più semplice è che nel circuito primario, quello inducente per capirci, nella spira 1, qui come la chiamano, ci sono una corrente che cambia nel tempo, quindi queste linee rosse hanno una intensità, una densità che cambia nel tempo, perché come abbiamo visto a suo tempo, la densità delle linee di forza indica, è un indicatore di quanto intenso è il campo. Se queste cambiano, cambia il flusso concatenato o che attraversa, se preferite, il circuito secondario e quindi nel circuito secondario si induce una forza elettromotrice indotta e quindi una corrente indotta. D'accordo? E a parità, ripeto, di geometria, ciò che importa sono quindi le correnti elettriche, perché sono quelle elettrica nel primario che produce la variazione di campo magnetico e quindi la variazione di flusso. Qui c'è una simulazione abbastanza carina che vi mostra questo concetto, sempre quella del FET. Qui abbiamo un circuito con una spira e collegato a un alternatore. Qui vedete la corrente nell'alternatore, si può cambiare l'intensità, la frequenza e via dicendo. E se il circuito secondario è sufficientemente vicino, quindi vedete che c'è un pochino di luce. Ogni tanto, ecco, se aumento le spire aumenta il flusso, aumento la frequenza, aumenta la forza elettromotrice indotta. Vedete
vedete che nel secondo comincia a girare corrente, quindi la lampadina si accende e si accende in modo alternato, cosa che visivamente non ci accorgiamo perché i 50 Hz della corrente della rete normalmente è tale da fare in modo che l'occhio non se ne accorga. E chiaramente l'effetto dipende dalla posizione reciproca: più vicino è il circuito indotto, più intensa sarà la corrente perché maggiore è il flusso concatenato e quindi maggiore la variazione della forza elettromotrice indotta. Ok, non so se era chiaro. Non è altro che una esemplificazione di questa struttura. I due circuiti, un inducente e un indotto, cambia la corrente alternata nel circuito inducente e quello indotto, attraverso il quale il flusso cambia nel tempo, mostra o si rileva o si può misurare, qui lo si misura con la lampadina, una forza elettromotrice indotta e quindi una corrente indotta. Ok. Come abbiamo detto, a parità di geometria, cioè posto che i due circuiti sono fatti come sono fatti, e hanno la geometria che hanno e non cambiano di posizione, il processo, il fenomeno fisico responsabile della corrente, della forza elettromotrice indotta è solamente la variazione della corrente. Quindi l'area attraverso cui calcoli il flusso non cambia, per cui il campo magnetico che attraversa il circuito 2 dovuto al circuito 1, ripeto, questo B2-1 cosa significa? Il campo magnetico nella regione del circuito 2 prodotto dal circuito 1 è proporzionale alla corrente nel circuito 1, okay? Perché è quella che produce il campo. Abbiamo visto come in tutte le applicazioni del campo magnetico prodotto da corrente che abbiamo visto, il campo magnetico è ovunque proporzionale alla corrente che lo produce. Okay? Di conseguenza, anche il flusso del campo magnetico attraverso il circuito 2, o se preferite concatenato il circuito 2, sarà proporzionale alla corrente che attraversa il circuito 1. Per cui quando andiamo a calcolare, applicando la legge di Faraday-Neumann-Lenz, la forza elettromotrice indotta nel circuito 2, troveremo una grandezza proporzionale a quanto rapidamente cambia la corrente nel circuito inducente, o in questo caso il circuito di sinistra, o come lo chiamano qui, il circuito 1. D'accordo? Dato che se il campo magnetico è proporzionale a I, sostituendo nel flusso il campo magnetico, per quanto complicato sia calcolare il flusso, questo per adesso non ha importanza, il risultato che ottengo sarà una grandezza, quindi una differenza di potenziale o forza elettromotrice, ancora meglio detta, nel circuito 2, che sarà proporzionale alla rapidità di cambiamento della corrente nel circuito 1 o circuito inducente. Ok? La costante di proporzionalità deve tenere conto di che cosa? Beh, di come è fatto il circuito, quindi di quanto sono grandi le sono le spire, di quanta è la loro distanza, le spire nel circuito 1 e nel circuito 2, e della loro forma. D'accordo? Questo comunque ha a che fare solo con la geometria del sistema e eventualmente del materiale di cui sono fatte, cioè se nella spira c'è il vuoto oppure c'è magari un materiale ferromagnetico per addensare le linee di campo. Questa costante di proporzionalità la si compatta, la si riassume in questa grandezza M, che prende il nome di mutua induttanza, mutua nel senso che è reciproca. Ok? Qui con M21 intendiamo la proporzionalità che c'è tra la differenza di potenziale, o meglio, forza elettromotrice indotta nel circuito 2, causata da variazione di corrente nel circuito 1. È chiaro che se io cambiassi, per esempio, il numero delle spire nel 2, oppure aumento l'area del circuito 2, come abbiamo visto nella simulazione di prima, o li avvicino, questa grandezza, questo M21, cambia. Okay? Perché ne tiene conto. D'accordo? Ma se cambio la rapidità con cui cambia la corrente, cioè se cambio la corrente e lascio invariata la geometria, M non cambia. Okay? Quindi, detto in altri termini, M dipende solo dalla struttura geometrica e dal materiale, ripeto, se siamo nel vuoto oppure no, presente nello spazio dove vado a calcolare il flusso del campo magnetico. A parità di queste grandezze, M è costante.
quindi non dipende da I, per capirci. Vale anche un'altra cosa importante, vale un teorema di reciprocità. E questo si chiama mutua induttanza. Cioè, se a parità di forma del circuito, della loro distanza relativa e via dicendo, invertissimo i ruoli, cioè facciamo circolare nel circuito 2 la corrente alternata e misuriamo la forza elettromotrice indotta nel circuito 1, questa grandezza, che diventerebbe M non più 2,1 ma 1,2, è esattamente la stessa. Cioè, l'azione reciproca è identica, d'accordo? Quindi in quel caso avremo delta V1 meno M12 di I2 su dt. La M è la stessa, quindi puramente ho fatto una grandezza relativa alla geometria, alla forma dei circuiti, d'accordo? Ecco, si chiama mutua induttanza. Ma in realtà lo stesso effetto è lo stesso fenomeno di induzione elettromagnetica altera, affetta, ha effetto anche sullo stesso circuito che lo produce. Perché immaginate di avere, anzi, torniamo indietro, immaginate di avere solo il circuito 1, d'accordo? Allora anche il circuito 1 ha un campo, un flusso magnetico che cambia nel tempo, quindi anche l'1 ha effetto su se stesso, cioè il fatto che cambia la corrente produce, come dire, una resistenza a cambiarla proprio per effetto del cambiamento del flusso elettromagnetico concatenato al circuito stesso. Qui forse viene esemplificato meglio. Immaginate una spira, una sola per semplicità, e un campo, un circuito elettrico che la produce. All'accensione e allo spegnimento della corrente, il flusso del campo magnetico cambia attraverso il circuito stesso. E quindi anche attraverso lo stesso circuito ho un effetto di induzione, ok? Fin tanto che la corrente non raggiunge il valore di regime, d'accordo? E quindi questo effetto di forza elettromotrice indotta dovuta al fatto che la corrente elettrica, per qualsiasi motivo, perché è prodotta da un alternatore o perché il circuito passa da acceso a spento o da spento ad acceso, ok, ha effetto anche sul circuito stesso. D'accordo? Quindi in quel caso lì non solo ho induttanza mutua tra circuiti diversi, magari vicini, accoppiati, come volete voi, ma ho anche un effetto di induzione sul circuito stesso. Okay? Che quindi, tra virgolette, trova un certo ostacolo al far sì che nel nostro circuito si stabilisca una corrente, in questo caso continua. Una volta che l'ha raggiunta, l'effetto sparisce perché la corrente non cambia più. Se ho una batteria a tensione costante, se invece ho un induttore, questo continua, questo effetto continua, perché la corrente cambia continuamente. In questo caso parlo di autoinduttanza o semplicemente induttanza, cioè una grandezza relativa al circuito stesso. Ok? Come possiamo esprimerla? Beh, immaginate, torniamo al nostro solito esempio, della spira, o meglio ancora del solenoide, collegato all'alternatore, cioè a un generatore di corrente alternata. In questo caso, applicando al circuito stesso la legge di Fradon-Neumann-Lenz, avrò che l'effetto dovuto all'induzione sarà proporzionale alla rapidità con cui cambia il flusso, ok? Che questa grandezza sarebbe relativa a una spira sola. Certo, se ho n spire, come in questo caso, avrò n volte lo stesso effetto, ok? Anche in questo caso, sempre se, attenzione, la geometria del circuito non cambia, cioè posto che io l'ho costruito, lo lascio lì e cambio solo la corrente, questo è importante, di solito si trascura, ma è quanto importante, allora l'effetto, la variazione, la rapidità di variazione del flusso del campo magnetico attraverso il mio circuito, attraverso le nostre spire, è proporzionale a quanto cambia la corrente. Questa volta, come avevamo visto nel caso precedente della mutua induttanza, questa volta anziché chiamarla M sta per mutua induttanza, viene chiamata L. Non so per quale ragione si è scelta la lettera L. L sta a indicare l'autoinduttanza, cioè l'effetto dell'induzione elettromagnetica sul circuito stesso che la produce. Okay? È un meccanismo di feedback, se volete. Per come è definita, sia la
mutoinduttanza che l'autoinduttanza, quindi è un rapporto tra una forza elettromotrice, quindi volt, fratto una rapidità di variazione di corrente, quindi ampere fratto secondo. Volt su ampere secondo prende il nome di Henry, quindi prende questo simbolo H da Henry, che è un ingegnere elettrotecnico primo americano che ha introdotto questa grandezza per la prima volta. Se torniamo un attimo indietro e cerchiamo di esprimere L utilizzando le due relazioni appena viste, abbiamo che L possiamo scriverlo come n volte la differenza, la rapidità con cui varia il flusso, fratto la rapidità con cui varia la corrente. Qui posso utilizzare la legge di composizione delle derivate e esprimere n, scusatemi, l'induttanza L come n volte numero di spire nel mio circuito per la rapidità con cui cambia il flusso rispetto alla corrente. Okay, quindi elimino una variabile di mezzo, se volete, che è il tempo. Quindi l'induttanza L posso pensarla, ripeto, come n volte il numero di spire per la derivata del flusso rispetto alla corrente, non più rispetto al tempo. Un modo più compatto di vedere la stessa cosa. Se poi, come abbiamo visto, ci ricordiamo, come abbiamo appena discusso, il fatto che L dipende solo, ripeto, dalla geometria e dal materiale di cui è fatto il sistema, lo ripeto ancora una volta, L è legato a come sono fatte le spire, quanto grandi, quanto numerose, via dicendo. E dal fatto che nella regione in cui andiamo a calcolare il flusso ci sia o il vuoto o un materiale, per esempio ferromagnetico, che si usa spesso, quindi una barra di ferro, di nickel, quello che sia. Ora, posto questo, sia L che N sono costanti, e quindi se la derivata del flusso rispetto alla corrente è data da L fratto N, allora il flusso posso esprimerlo come L su N per I, immaginando che se la corrente è nulla, il flusso sarà nullo. Quindi qui la costante di integrazione la mettiamo uguale a zero. In pratica non faccio altro che integrare questa relazione. Quindi posso pensare al flusso come l'autoinduttanza fratto il numero di spire per la corrente elettrica che attraversa quel circuito. Ok, questa è una relazione che sarà utile magari negli esercizi, poi magari ce la ricorderemo al momento opportuno. Come sono fatti gli induttori? Beh, qui ne avete alcune foto. Vedete questa immagine qui sopra, sono essenzialmente degli avvolgimenti. Normalmente, ripeto, fatemi tornare un attimo indietro, ecco, se l'avvolgimento è, scusate, posto nel vuoto, il campo magnetico interno al solenoide o alla spira, se volete, è più rarefatto. Ok? Se abbiamo visto a suo tempo che se ho un materiale ferromagnetico, che il campo magnetico nel materiale è molto più intenso rispetto a quello che avrei nel vuoto. Quindi per addensare le linee di campo, e quindi per aumentare il flusso, e quindi per aumentare il valore di L o di M, se siamo in circuiti diversi, si mette all'interno del materiale ferromagnetico, per cui l'effetto del flusso è maggiorato, è più intenso. Lo si rappresenta, l'induttore, tramite questa specie di, ricordo un po' le resistenze, ma anziché essere dei segmenti, qui sono degli avvolgimenti, proprio ricorda il solenoide, no? È indicato da questo simbolo in termini di circuito. E qui avete un esempio di circuito che si chiama RL, cioè R resistenza, che nei circuiti non manca mai, e L l'induttanza o autoinduttanza, se preferite. Anche qui vale la semplificazione che, come quando abbiamo visto i circuiti di corrente continua, ecco, idealmente il filo conduttore che realizza il circuito è immaginato senza resistenza. In realtà un pochino ne ha. Si idealizza il circuito immaginando che tutta la resistenza sia concentrata negli elementi indicati con le R. La stessa cosa vale per l'induttanza. Se torniamo un attimo indietro, ecco, in questo circuito qui, è chiaro che l'induttanza è distribuita dappertutto, cioè il flusso lo calcolo non solo attraverso la spira, ma anche in questa zona qui, perché tutto è percorso da corrente, non solo la spira.
Ok? Per semplificare la questione, si assume, si idealizza, si semplifica, immaginando che l'intera induttanza sia concentrata in questo particolare elemento. È chiaro che lì è più forte che altrove, però in realtà c'è un po' dappertutto, come la resistenza. Okay? Se io collego la lampadina alla batteria, l'oggetto che presenta più resistenza è la mia lampadina, ma in realtà c'è resistenza un po' in tutti i fili del mio circuito. È una semplificazione. Calcoliamo, applicando quanto abbiamo appena visto, come si calcola vediamo meglio come si calcola il valore di L, autoinduttanza, in una particolare situazione, cioè che è quella che si realizza più frequentemente, cioè nel caso in cui la nostra induttanza sia rappresentata da un solenoide, quindi una specie di cilindro fatto da n avvolgimenti distribuiti su una lunghezza L, di filo conduttore, e eventualmente collegato a una batteria. D'accordo? Abbiamo già visto come si presenta il campo magnetico, si immagina, si semplifica la situazione immaginando di trascurare gli effetti ai bordi e immaginiamo che il campo magnetico interno alla nostra regione, cioè all'interno del nostro cilindro che è da solenoide, sia omogeneo. A suo tempo abbiamo calcolato quanto vale questo campo, è μ0, che attenzione, permeabilità magnetica nel vuoto, se c'è il vuoto. Se all'interno del nostro solenoide c'è un materiale ferromagnetico, sarà μ0 per μr, costante di permeabilità magnetica relativa, e nel caso di un ferromagnete, μr potrebbe essere di diverse migliaia o decine di migliaia di unità. Poi c'è il numero di spire diviso la lunghezza del nostro solenoide, del nostro cilindro, per la corrente I. Okay, quindi il flusso del campo magnetico nella regione interna al solenoide lo calcoliamo come campo magnetico per la sezione, l'area delle spire. Quindi sarà μ0 N su L I volte A. Abbiamo già visto che L induttanza, meglio autoinduttanza del circuito, possiamo calcolarlo come numero di spire per la derivata del flusso del campo magnetico rispetto alla corrente. Quindi qui il flusso è proporzionale a I, quindi la derivata di φ rispetto a I sarà μ0 n su L per A. Moltiplichiamo un'altra volta per n e abbiamo μ0 n quadro su L per A. Quindi, ripeto, nel caso avessi un nucleo di materiale all'interno del nostro solenoide, questo μ0 diventa μ0 per μr, che questo è nel caso in cui all'interno del solenoide ci sia il vuoto. Okay, non è sempre detto, normalmente non è così, ma nel vuoto la relazione è questa. Come si comporta l'induttanza? Beh, teniamo presente la relazione di Lenz, cioè il fatto che l'effetto della variazione di flusso attraverso il nostro solenoide è tale da bilanciare scusatemi, l'effetto della variazione di flusso produce una forza promotrice indotta che contrasta la variazione di flusso stesso. Quindi se la corrente aumenta avrà un campo magnetico opposto, se la corrente diminuisce avrà un campo magnetico che rinforza quello presente. Questo cosa significa? A livello di differenza di potenziale o forza elettromotrice nel nostro circuito. Allora, immaginiamo di avere un circuito RL dove ho l'induttanza rappresentata da questo simbolo in verde, la resistenza R e la batteria. Se la nostra batteria produce una corrente che aumenta nel tempo, quindi il flusso aumenta, allora avrò un effetto dovuto all'induttanza tale da ridurre la corrente stessa. Quindi avrò una polarità, cioè la nostra induttanza si comporta come una batteria di polarità opposta a quella inducente. Quindi qui vedete che la barra lunga è a sinistra, quindi se la corrente va da sinistra a destra, quindi se a sinistra il potenziale più basso la corrente aumenta, avrò una corrente indotta in verso opposto. Okay? Se invece la corrente diminuisce, la corrente indotta, la forza promotrice indotta, sarà tale da produrre una differenza di potenziale nello stesso verso di quello della corrente. Okay? Per questo motivo si usa il segno meno, quello della legge di Faraday-Neumann-Lenz. D'accordo?
dipende dal senso di variazione della corrente stessa. Detto questo, se ce la facciamo, andiamo a vedere qual è l'effetto della presenza di questo elemento di circuito in un circuito con una resistenza e un generatore. D'accordo? Allora, immaginiamo qui non c'è disegnato, ma immaginate che ci sia un interruttore e qui c'è la nostra batteria. Alla chiusura dell'interruttore, la corrente, che inizialmente è nulla, tende ad aumentare, ok? Ma in questo caso la corrente viene contrastata, cioè se non ci fosse l'induttore, la corrente immediatamente assumerebbe il valore di asintotico, quindi E differenza di potenziale della batteria diviso la resistenza, nessun problema. Okay. Ma la presenza dell'induttore fa sì che l'istante iniziale è quello in cui la corrente varia di più, passa da 0 a un valore finito, quindi ha una differenza molto grande. Quindi l'effetto dell'induzione elettromagnetica è quello più forte. Quindi l'induttanza L rallenta l'aumento della corrente proprio per questo effetto di autoinduzione. Quindi nel nostro circuito, se volessimo applicare la legge di Kirchhoff al circuito stesso, su questo magari dovremmo tornare un attimo a discuterne, andiamo a sommare le cadute di potenziale attraverso il nostro circuito, quindi valore a monte meno valore a valle, e otteniamo un valore positivo per la batteria, un valore negativo per la resistenza, il potenziale attraverso la resistenza decresce, e idem attraverso l'induttanza. Okay? E quindi qui abbiamo, vi ricordo che L dipende solo dalla forma del circuito, L per quanto riguarda il nostro circuito è una costante nel tempo, qui abbiamo una relazione, arriviamo a un'equazione applicando la legge di Kirchhoff, che ci dice, c'è un'equazione differenziale che ci dice, attenzione, qui la corrente cambia nel tempo e quindi la corrente che attraversa il circuito non è sempre la stessa. Se non ci fosse l'induttanza passerebbe da 0 a I e su R istantaneamente, ma l'induttanza produce un ritardo nell'instaurarsi della corrente stessa, con la convenzione che la corrente iniziale è 0. Quando io chiudo il circuito, inizialmente la corrente è nulla. Devo quindi, per trovare l'andamento della corrente, devo risolvere questa equazione differenziale che ci dà, possiamo isolare la derivata a sinistra e quindi la rapidità con cui cambia la corrente sarà uguale alla differenza di potenziale della batteria meno la resistenza per la corrente istante per istante diviso L. Okay? Questa è un'equazione che in realtà abbiamo conosciuto già perché è la stessa, io l'ho vista diverse volte, questo è un circuito di carica del condensatore. Non facciamo altro che utilizzare la solita tecnica di separazione delle variabili, quindi mettiamo il differenziale con la corrente a sinistra e il valore del differenziale del tempo a destra e integriamo a destra e a sinistra. Tecnica, ripeto, che abbiamo già visto in altri contesti, tecnica delle variabili separabili. A sinistra ho solo i, a destra ho solo t, o una costante L che non dipende da t. Le integro, possiamo anche evitarci di inserire la costante di integrazione integrando non in modo indefinito ma in modo definito, quindi da 0 valore iniziale della corrente a I e da 0 valore iniziale del tempo a T. Questo include la condizione che se T è 0, I è 0, i due punti di partenza. L'integro, ripeto, qui la primitiva di questa è un logaritmo naturale di E meno RI. Ho la differenza delle due primitive calcolata in i e in 0. Qui la funzione integrante è una funzione costante, quindi avrò L per t, da 0 a t, non faccio altro che fare t meno 0, rimane t. Vado veloce, ma ditemi se non è chiaro. E quindi otteniamo, risolvendo ed esplicitando rispetto alla corrente, un'espressione dove t è diviso per la costante LR che assume la nostra costante di tempo tau nell'evoluzione della corrente. È chiaro che se a sinistra ho un logaritmo, a destra ho una funzione lineare del tempo, risolvendo avrò un andamento esponenziale per risolvere rispetto alla corrente. E quindi, morale della favola,
Trovo che la forma, la funzione che mi dà la corrente I al tempo t dopo la chiusura del circuito vale il valore asintotico E su R, che è quello che il circuito vedrebbe se non ci fosse l'induttore, moltiplicato per 1 meno l'esponenziale di meno t su tau, dove tau è L su R, costante di tempo. D'accordo? Questo, ripeto, è un tipo di dipendenza funzionale temporale che abbiamo già visto in diversi contesti. Se all'istante iniziale la corrente è nulla, è abbastanza vedere cosa succede in tempi lunghi, cioè in tempi infiniti, in questo caso significa 3, 4, 5 volte la scala tau. Quindi se faccio il limite perché t tende a infinito, la parte esponenziale si annulla e quindi mi rimane E su R. E quindi il valore asintotico a cui tende la corrente è quello che il circuito avrebbe se non ci fosse l'induttanza L. D'accordo? Questo in realtà succede in tutti i circuiti, anche in un circuito che io met dove mettiamo la, che ne so, la nostra batteria, la nostra lampadina collegata alla batteria. Quando chiudo il circuito, okay, il circuito stesso, che in realtà di suo è una spira, ha comunque una minima induttanza, quindi l'instaurarsi della corrente non è mai istantaneo, solo che in quel caso il valore della scala di tempo tau è molto molto piccolo, ok? Per cui non me ne accorgo, ma in realtà l'induttanza c'è comunque, solo che in quel caso è una cosa del tutto trascurabile. Analogamente si può calcolare il valore della differenza di potenziale attraverso la nostra induttanza, che ovviamente sarà dato dalla legge di Faraday di Neumann-Lenz, che sarà la derivata della nostra funzione, e quindi parte da un valore che è quello iniziale e va asintoticamente a zero, nel senso che man mano che la corrente tende al suo valore asintotico, quindi la sua variazione, la sua di I su di t è più piccola, per cui l'effetto dell'induttanza si riduce via via nel tempo. Quando la corrente raggiunge il valore di regime E su R, i due potenziali prima e dopo l'induttanza sono praticamente lo stesso. Quindi qui siamo in questo regime. Okay? Quanto tempo normalmente serve, ma questo l'abbiamo già visto anche le altre volte che abbiamo incontrato problemi analoghi, in quanto tempo si raggiunge il valore asintotico? Normalmente 4 volte tau è più che sufficiente. E tau per un circuito normale si aggira sui millesimi di secondo. Però può essere cambiato a seconda dello scopo del circuito stesso. Ok? Ci sono domande? Ok, ancora una cosa importante, se ce la facciamo, sì, ancora, poi magari ci fermiamo. È chiaro che se focalizziamoci ancora un secondo prima di guardare le formule, sull'immagine del circuito. Quando io chiudo l'interruttore, ok, immaginate, mettetevi nel ruolo della batteria. Immaginatevi che voi siete la batteria. Per mettere in moto gli elettroni, okay, in assenza, o le cariche, se preferite, in assenza di L, la batteria svolge comunque un lavoro per spingere la carica attraverso la resistenza R, che è quella che fa, che ne so, fa illuminare la lampadina. In più, anche deve vincere la resistenza, chiama anche se la chiama in modo improprio, cioè l'effetto opposto, l'effetto di feedback, l'effetto di contrasto all'aumento della corrente, legato al fatto che adesso ho anche l'induttore. Quindi alla batteria serve energia, per capirci, per far attraversare alle cariche questo elemento del circuito. Perché serve energia? Beh, perché nella regione in cui c'è il nostro circuito, fatemi tornare un secondo indietro, ecco, prima a corrente spenta, qui non c'è niente, non ci sono linee di campo. Quando passa corrente, invece, questo spazio diventa sede di un campo magnetico. Per produrre, per generare questo campo magnetico, serve energia, non è a costo zero. E produrre questo campo assorbe energia o richiede energia proprio in conseguenza della legge di Faraday-Neumann-Lenz.
cioè perché devo vincere un contrasto all'aumento della corrente che mi serve per fare in modo di poter utilizzare la mia lampadina o di fare in modo di poter far passare le cariche attraverso la spirale solenoide. Quanto energia mi serve? Beh, se abbiamo visto che attraverso una regione del circuito c'è una caduta di potenziale, allora l'energia che devo spendere, DU, per far attraversare le cariche, quella differenza di potenziale, sarà differenza di potenziale per la carica. Immaginate di far passare una carica infinitesima di Q attraverso il solenoide, devo spendere questa energia, visto che DV, cioè la differenza di potenziale, è prodotta per effetto della forza elettromotrice, quindi legge di Faraday-Neumann-Lenz. Quindi, al posto di DQ, cioè la carica che faccio attraversare, sarà la corrente I, istantanea, moltiplicata per il tempo di T che impiego a far passare la carica di Q attraverso il mio solenoide. Okay? Di conseguenza, utilizzando poi al posto di DV la sua espressione in termini di autoinduttanza e variazione della corrente, ho questa relazione dove l'energia, la quantità infinitesima di energia che mi serve sarà l'induttanza per la corrente moltiplicata per la variazione di corrente associata al passaggio della carica. Se integro questa relazione, immaginando che a carica zero avrò energia zero, ottengo che l'energia che mi serve per produrre una corrente I, per far passare una corrente I all'interno del mio solenoide, è proporzionale al quadrato della corrente stessa, con un coefficiente di proporzionalità che è un mezzo di L. È un po' quello che avevamo visto a suo tempo quando abbiamo calcolato l'energia che spendiamo per caricare un condensatore. Il principio è lo stesso. In quel caso spendo energia perché caricare il condensatore significa creare nel volume all'interno del condensatore un campo elettrico che prima non c'era. Qui il principio è lo stesso, per fare in modo che all'interno del mio solenoide si crei un campo magnetico, devo farci passare corrente, ma per farci passare corrente devo superare la resistenza, o meglio, l'ostacolo della legge di Faraday-Neumann-Lenz e quindi devo spendere energia per produrre un campo magnetico dentro quel volume. Quindi questa energia U, associata alla corrente I che attraversa il solenoide, mezzo L I quadro, è proprio quello che quantifica quanto energia richiede la creazione, in un certo volume di spazio, di un campo magnetico. Quindi, se preferite, l'energia associata al campo magnetico all'interno del solenoide. Se anche qui immagino l'energia all'interno del mio solenoide contenuta nel volume del solenoide stesso e divido questo per il volume del solenoide, ottengo che l'energia spesa per produrre il campo magnetico ha una densità data da energia diviso volume che ha un'espressione molto simile a quella che abbiamo visto per il campo. Per il campo elettrico abbiamo visto che è un mezzo epsilon 0 per E alla seconda. Qui abbiamo un mezzo per B, campo magnetico, che riteniamo omogeneo dentro il volume del solenoide, diviso mi 0. Attenzione, se dentro ho un materiale ferromagnetico diventa mi 0 per mi R. Ok, quindi il produrre in una regione dove non c'era un campo magnetico comunque costa energia e quindi la corrente che passa attraverso il mio solenoide e quindi a questo è associato un campo magnetico, posso immaginarla come un, tra virgolette, deposito di energia, okay? Un po' come era il campo elettrico all'interno del condensatore. D'accordo? È chiaro che se poi io chiudo il circuito, cioè nel senso che a circuito con la corrente asintotica tolgo la batteria e lo chiudo, vedete ho rimosso la batteria, quando qui c'è già corrente, allora la corrente diminuirà proporzionalmente al tempo perché? Perché ho l'effetto opposto di quello di prima, ora ho un circuito simile a quello precedente dove la batteria non c'è più. E quindi adesso è l'induttore che funge da batteria. Quindi l'energia
che adesso è presente all'interno del mio solenoide, viene spesa per far passare gli elettroni attraverso la mia lampadina, però questa energia la spendo via via nel tempo, quindi a un certo punto si ridurrà a zero. Per cui, okay, se rimuovo la batteria, quindi ho la stessa equazione di prima ma senza il termine E, avrò che la corrente da un certo valore iniziale diminuisce esponenzialmente a zero, man mano che la corrente fluisce e quindi l'energia immagazzinata nel campo magnetico del solenoide viene spesa per far brillare la lampadina, finché non è esaurita tutta, a quel punto lì ho corrente zero. Non faccio altro che riprendere l'equazione di prima, tolgo E, ripeto gli passi che abbiamo già visto, quindi ho una rapidità di variazione della corrente che è meno I su tau, e quindi avrò un andamento puramente esponenziale, cioè di caduta esponenziale della nostra corrente attraverso la resistenza, cioè con la stessa scala di tempo. È l'analogo di quello che a suo tempo avevamo visto come scarica del condensatore. Se preferite, possiamo vederlo come, tra virgolette, la scarica dell'induttanza tra la situazione in cui ho un ben preciso campo magnetico che è interno, dovuto al fatto che la corrente gira, okay? E la situazione in cui la corrente non gira più e quindi all'interno del mio solenoide il campo magnetico non c'è più. L'energia tra le due situazioni è quella che mi è servita, tra virgolette, per far funzionare la lampadina tra quando tolgo la batteria e quando la lampadina si spegne. In realtà anche nei circuiti di casa, non so se avete mai notato, adesso non succede più perché ci sono sistemi di sicurezza che lo impediscono, ma soprattutto in ambienti vecchi, quando io accendo un interruttore, tante volte succede che vedo una scintilla. Oppure quando spengo un interruttore si vede una scintilla perché è l'effetto dell'autoinduttanza del circuito stesso. Se io accendo l'interruttore, o meglio, se ho il circuito di casa o la lampadina della stanza in funzione, toccare l'interruttore significa interrompere la corrente, ok? Ma se interrompo la corrente, produco un brusco cambio della corrente e quindi l'effetto della forza promotrice è quello di dire, beh, la corrente deve continuare, per cui tra i due poli dell'interruttore si crea una scintilla, si crea una forte differenza di potenziale. Okay? E quindi si crea questa scintilla, proprio in conseguenza di questo effetto, l'effetto dell'autoinduttanza del circuito stesso. Ok? Penso anche al trasformatore, lo vediamo la prossima volta. Per oggi, se non ci sono domande, mi fermo qui. Ok? Ok.